Non voglio che i miei figli crescano troppo pericoloso. Il personale cambia continuamente. Nuovi ufficiali, nuove regole. E prova a investire qualche moneta tra gli ufficiali. Delay. La sua anima mi sembra familiare. Il palazzo. Potrei trovare un altro modo di neutralizzare il duca. Sai chi proteggerà le stanze del duca stanotte? No, basta che non sia io, il resto non mi importa. È sempre una noia. Non so chi è peggio, se il duca o il suo sosia. Uno ti fa fustigare se lo guardi nel mondo. Che si ragiona. No, no, maledizione! Sì! Non essere così deluso, non dipende. La cerchia del duca è piena di scuole. Ma che idea felice! Almeno non sono come loro. Esatto. E pensa quando la lotta per il trono sarà finita. Il duca avrà bisogno di uomini per gestire le isole a nord. A quest'ora dell'anno prossimo potresti ritrovarti a capo di Windhoe o di Freeport. Dove anche le donne più belle sono pallide come cadaveri. Il brandy serve a questo. Vediamo cosa sai fare. Qui! Prendo qualcosa. Potrei trascorrere ore a sfruttare la baia. Non vedrai alcuna balena. Tanto ci sono, ma non oggi. Inoltre sono più interessata alle navi o magari a scorgere uno squarcio di ciò che succede ad Atterby. Bella vita, eh? Essere amici del duca ha i suoi vantaggi. Sono i soldi di mia madre. A dire la verità, è l'unica vita che conosco. Thank you.
Di Lila Copperspoon. Vediamo cosa nasconde qui il Duca Abele. La manina ha completato un altro... Deve condurre al cavo del Duca, ma mi serve la chiave. Vetro rotto. Che succede qui? Hai sentito?
proprio. Fanno più male i piedi o il collo. Mi faranno morire precocemente. Documenti, sempre documenti. Che senso ha essere il figlio di mio padre se devo sgobbare così? In questo mondo folle e difficile, non hai che pochi alleati. La gente intorno a te non mi vede. Quando mi chiami ci sono, ma non ci sono. Thank you.
Se solo un vecchio duca potesse vedere tutto questo. Sprechi costosi, carne impudica. E vini davvero terribili. Lui non avrebbe mai servito vino tiviano con lo scorfano. Scherza pure se vuoi. Il nuovo duca spende più in un mese. Sembra che il duca abbia dei meccanosoldati di Jindosh. Una specie di pazzo, un tagliagole, un ladro. La mia solita fortuna. C'è qualcosa che non va. Faceva schifo. Non era affatto uno scorfano pinna blu. Al massimo erano molluschi. Mi devo concentrare sul mio lavoro. Non sono un eroe. La macchina ha individuato qualcosa. Chi gioca a fare l'idiota? Kirin, signore, siamo confusi dalla sua recente risposta. Il duca era... era furioso. Mi ha mandato a chiederle dei suoi progressi. Una cameriera mi ha portato a passeggio. Abbiamo raccolto scarabei nel parco con gusci verdi. Non capisco, signor Jindosh. Insieme ad Anton Sokolov siete riusciti a ridurre il costo della produzione dei meccanosoldati. Il duca si aspetta una riduzione dall'80 al 90% in base alle sue stesse stime. Mi ha permesso di tenerne alcuni in un baratto. Lo ho tolto loro le zampe. Interessante. Le ricordo che, in quanto grande inventore, è stata esaudita ogni sua richiesta. Ma con esse c'è anche la responsabilità delle consegne. Un'aspettativa di progressi.
Aspetta. Sta funzionando a bassa velocità. Temperatura dell'olio in aumento. Cosa faresti se fossi la duchessa di Serkonos o un'altra governatrice? La regina di Morley o l'imperatrice? Quello che faccio ora, ma di più. Fare sesso, mangiare cibi raffinati, fumare l'erba migliore e quando sono libera a comprare mobili esotici da Tibia per arredare il mio... Non mi va neanche... Ci puoi scommettere? Sono il ceto basso, non per niente. Basso, che serve il potere se non puoi fare quello che vuoi? Sono capitate più qui negli ultimi 5 anni? Oh, sicuro. Accettino il mio trasferimento. Ti avevo avvertito. Che sia, dico io. Qualunque cosa succeda, sono pronta. Quando questo parte, moriamo tutti prima o poi, vero? Ma magari non oggi. Scommetto la paga di una settimana che è... Tempi strani, tempi duri. Bisogna sempre stare attenti. Voglio controllare laggiù. Sei un topo, uccidi. Cosa? D'accordo. Sei colpevole di stare...